sono Serena Deus. Siamo tornati con una serie di video imbarazzanti, ma non è colpa mia se la gente mi tagga in queste cose e poi io ovviamente mi scordo sempre di fare le tag, quindi mi ritrovo a farle tutti insieme, grazie Shanti. Comunque, allora iniziamo subito. Questo video si chiama Ai Mai. È una serie di domande che io vi ho posto diverso tempo fa, in cui mi avete chiesto Ai Mai, se vi piace questo tipo di video, mi raccomando, fatemelo sapere, mettete un like e io lo faccio un'altra volta, quindi con altre domande. Allora, iniziamo subito con le domande che mi avete fatto sulla pagina Facebook. Cesare chiede: hai mai avuto paura nei tuoi viaggi in Giappone? Intendo qualsiasi tipo di paura. Non durante i miei viaggi, ma mentre vivevo lì mi è capitato qualche stalker ogni tanto, quindi qualcuno che mi fissasse, che mi seguisse, e lì ho avuto un po' di paura. Probabilmente erano innocenti e non lo so, erano tipo solo un po' pazzi così, però specialmente di sera c'era un tizio che mi guardava così e io tipo sono scappata dentro il combini e ho usato l'uscita secondaria e sono tipo corsa a casa della mia amica perché avevo paura. Comunque, Marco chiede: hai mai pensato quando hai aperto il canale YouTube di aver arrivare a questo successo di visualizzazioni di persone che ti seguono? No, in realtà no, anzi sono molto molto felice e lo devo soprattutto a voi. Yuhu! Andrea chiede: hai mai pensato di rivelare la tua attuale situazione sentimentale? No, perché penso che alcune cose siano un po' private. Sara, hai mai dimenticato qualcosa o perso qualcosa all'estero? Oh, un sacco di cose ho perso io all'estero. Ho dimenticato il mio cappello preferitissimo di paglia in autobus in Portogallo quando ci sono andata 3 anni fa. Una volta mi sono scordata in bagno, tipo avevo 16 anni, ero a Milano e mi sono scordata nei bagni della Fumettopoli il mio borsellino con tipo tutto dentro, il cellulare e tutto, e una ragazza l'ha trovata e me l'ha riportato, grazie! E vabbè, ho preso anche il portafoglio perché me l'hanno rubato, quindi andatevi a vedere il video se non sapete di questa vicenda, mi è successo recentemente. Carlo chiede: hai mai avuto ripensamenti su quella che è stata la tua carriera scolastica? Un sacco di volte, infatti specialmente alla fine del liceo volevo cambiare e andare a fare l'artistico, però ormai era un po' tardi. Alessandro chiede: ciao Kutsupra, hai mai pensato di avere qualche potere magico sovrannaturale sopito e che al compimento di qualche età specifica si sarebbe rivelato? Ho aspettato tantissimo che mi arrivasse la lettera da Hogwarts, però non è mai arrivata, e ho aspettato anche che qualcuno venisse a consegnarmi il mio primo Pokémon, ma non è arrivato neanche quello. Cristina chiede: hai mai incontrato una persona giapponese famosa? Sì, un sacco di volte, potrei farci un video su questa cosa in realtà. La persona più famosa che ho incontrato in Giappone è stata probabilmente Matsujun degli Ash. Hai mai incontrato qualcuno che... Monica dice: hai mai incontrato qualcuno che non vedevi da un sacco di tempo in uno dei tuoi viaggi, quindi un sacco di chilometri da casa? Sì, Didi, che è una mia amica di Torino, che ho incontrato anche a Lisbona, non so perché, ma lei ci incontriamo sempre a caso in Giappone o in posti lontani. Fabrizio chiede: hai mai pianto dal tuo ritorno in Giappone perché ti sarebbero mancate delle persone, il posto? Specialmente la seconda volta, perché ero dovuta tornare prima per via del terremoto e non avrei più rivisto, cioè non, le avrei probabilmente rivisti i miei compagni di classe, ma non saremmo più stati una classe, non saremmo più stati tutti insieme, ognuno avrebbe preso la sua strada e quindi non lo so, ci stavo troppo male per questa cosa. Valentina mi chiede: hai mai avuto un fidanzato giapponese? Beh, l'avevo già detto, comunque sì, e vorrei farci un video sopra questo argomento, quindi se volete scrivetemelo qua. Luigi: quando vivevi in Giappone, mi hai pensato ma chi me l'ha fatto fare? Sì, quando specialmente facevo diversi lavori perché per arrivare a mantenermi tutto l'appartamento eccetera, arrivavo a casa tipo alle 11 stremate, la mattina alle 9 dovevo andare a scuola, lì l'ho pensato. Chiara, la mamma del sasso, mi chiede: hai mai grattato il parmigiano a testa in giù cantando ma che bel castello? Mi raccomando, andate a vedere la pagina di Chiara, Sasso coi capelli, che è un fumetto che fa spisciare. Sara
chiede: hai mai fatto qualcosa che gli altri ti dicevano fosse sbagliato, ma la tua testardaggine ti ha portato a farla lo stesso? Lo rifaresti nonostante tutto? Praticamente questa è la mia vita. Da una certa età in poi, ma anche quando ero piccola in realtà, quando mi dicevano una cosa io la volevo fare, non c'era verso, io la facevo lo stesso. La più eclatante, dopo il terremoto, non devi tornare in Giappone. Avevo un sacco di persone che mi dicevano: non ci andare, ti trasformerai in un mostro con tutte quelle radiazioni. E io ci sono tornata e sono ancora viva. Riccardo Ira ha mai avuto una relazione a distanza? Stai parlando con la regina delle relazioni a distanza. Praticamente tutte le mie relazioni sono state a distanza. Dario Bigoni ha mai avuto esperienze sessuali con lo stesso sesso? No, però who knows, non si sa mai. Alessia chiede: hai mai pensato di scrivere un libro? Se sì, di che genere? Sì, in realtà ho pensato, ma sono troppo pigra, in realtà ho anche poco fiduciosa nelle mie capacità, però mi piacerebbe molto scrivere un libro sulle mie esperienze e su quello che, insomma, che ho fatto, che ho vissuto all'estero, sulla forza di avere un sogno, decidere e inseguirlo e fare tutto per realizzarlo. Cataldo che mi chiede: hai mai incontrato Christina Aguilera? Ti piace? No, non l'ho mai incontrata. E sì, mi piace specialmente la sua canzone Beautiful e un'altra che non mi ricordo il titolo, però è bella, c'è tipo il video, c'è un circo e parla del padre, è triste, molto bella. Aisha chiede: hai mai pensato di riuscire ad arrivare a questo traguardo, che in realtà ha 39.000 iscritti, che adesso sono 42.000? Quindi, no, in realtà non ci credo ancora oggi. Fabio chiede: ha mai voluto tornare immediatamente a casa appena arrivata in un posto all'estero? No, mai. Hai mai pensato di trasferirti definitivamente in Giappone? Grazie per il complimento. Sì, quando vivevo là, poi ho cambiato idea. Marco Riccio: ha mai tradito? Non specifica cosa o chi. No, che io sappia no, magari qualche mio amico si è sentito tradito da me, però in questo caso io l'ho fatto senza esserne cosciente. Matteo chiede: hai mai incontrato una persona dei tratti somatici giapponesi ma nero di pelle? Sì, ce ne sono molti in Giappone. Filippo: hai mai desiderato, pensato di nascere in Giappone invece che in Italia? No. Jacopo chiede: hai mai pensato di fare una reunion delle Rolling Pandas? Ciao Jacopo. Jacopo è un mio amico di quando ero al liceo e io avevo questa girl band che si chiamava le Rolling Pandas e io suonavo il basso e cantavo, ma fantascienza però. Letty chiede: Applets, hai mai pensato di cambiare completamente strada rispetto a quella che stavi percorrendo in quel momento? Sì, diverse volte, anzi, specialmente quando ho preso la mia prima decisione di andare a vivere all'estero, ero iscritta a economia, studiavo economia e poi invece sono andata a vivere a Londra. Ciao cellulare! Guido: hai mai desiderato qualcosa di veramente inconfessabile? Forse sì, non lo so. Manuela: hai mai mentito sulla tua età? Sì, al Meet the Cast a Milano ho detto a una ragazza che avevo 16 anni per scherzo e quella ci ha creduto. Giulia chiede: hai mai desiderato di essere una celebrità molto famosa? Se sì, quale? Mi piace molto Anne Hathaway. Tempo fa mi piaceva molto Nicole Kidman. Sì, avrei voluto essere Nicole Kidman. Marco chiede: hai mai riso mentre mangiavi con relativo schizzo di cibo bevanda dal naso? Secondo me, non mi ricordo bene, però forse una volta è successo, però non mi ricordo. Arianna chiede: hai mai avuto fantasie su un ipotetico principe azzurro giapponese? Sì, si chiama Yamamoto Yusuke, il mio attore preferito, e sono andata anche a 2 fan meeting per stringergli la mano. Questa è una cosa veramente da fangirl, proprio io non faccio mai queste cose, ma per lui l'ho fatto. E anzi, se volete ancora un altro video sull'esperienza, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Alessio chiede: hai mai avuto una relazione con qualcuno appartenente alla casta o con uno youtuber? Sì. Hai mai tinto i capelli di un colore fuori dal normale, come ad esempio il rosa, il blu, il verde? Se sì, dopo quanti giorni sei tornata alla normalità? Non ho tinto i capelli, però quando ero in quarta superiore mi sono fatta l'extension azzurre
tipo non lo so che colore in Spagna, a Madrid. E niente, ero tipo fierissima dei miei capelli azzurri e la mia frangia da Cleopatra. Quindi se trovo una foto la posterò adesso. Ragazzi, mi sono accorta che sono veramente tante domande. Queste erano quelle della pagina. Farò magari un altro video, parte 2, per le domande del gruppo dei latticini della Matchagumi. Se volete potete farmi altre domande per un terzo video, se vi diverte questo format. Qua sotto scrivendo l'hashtag #aimai e la domanda, così io me le segno tutte e poi le risponderò ancora nel prossimo video, nel terzo video, dipende quante sono quelle della pagina. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima volta. Così. E niente ragazzi, sono Fusa, buonanotte, ciao!